E buongiorno mondo, anche stavolta cerchiamo di confondervi le idee perché questa volta siamo in van con il mitico Pufo Burrone più la bicicletta dietro. Stiamo andando a Romano di Lombardia per l'evento Gravel sul Serio. Ho scelto di fare la traccia più lunga, spero di riuscire a farla, al massimo poi taglio e faccio quella corda, ma sono 115 km. Oggi ci becchiamo con il mitico Gus e con Ferruccio. Però Ferruccio arriva domattina con un amico, si sveglia alle 6, parte da Alessandria e arriva direttamente a Romano di Lombardia. Noi invece col van andiamo là comodi comodi, dormiamo lì, ci rilassiamo, ci riposiamo e domani si pedala, si pedala! Molto bene ragazzi, siamo arrivati a Romano di Lombardia, siamo nel parcheggio a 300 metri da dove parte domani la Gravel sul Serio. Non è il parcheggio che è adibito proprio al camper, ma noi siamo solo parcheggiati, non campeggiamo, dormiremo solo qui e quindi stando nelle regole siamo nel parcheggio giusto. Adesso aspettiamo la Simo che è là in fondo, e sapete cosa c'è là in fondo? In bagno, perché sta facendo la pipì dopo. Non voleva che ve lo dicessi, però la pipì la fanno tutti. Scherzi a parte, ci prepariamo, andiamo a vedere un po' la zona dell'evento perché c'è lo street food, mangiamo qualcosina lì o sul camper, decidiamo, e a dopo ragazzi, vi facciamo sapere. Buon appetito. Alla fine abbiamo deciso che lo street food andiamo a sfruttarlo questa sera quando arriva anche Gus, e quindi mangiamo il nostro pollo, peperoni e riso basmati, e lei c'ha una fame come al solito, ma che nasone che gli viene con la camera così. Dopo. Many tic-tacs later. Ragazzi, non so come andrà a finire perché abbiamo già fatto un giro di vino allo street food e adesso siamo qui da Birra Mundi con Simo, Gus, Simo. I Simo sono finiti e le birre sono cominciate. Però guarda. Buona birra a tutti. Vediamo poi a casa dritta. Sono 3-3. Evviva! Grazie. Prego. Basta. The next morning. E buongiorno mondo, oggi è il giorno della Gravel sul Serio. La Simo sta preparando il caffè per tutti, io mi sto vestendo, Gus è già arrivato ed è là che gonfia le ruote della sua bici. Io mi devo un po' riprendere perché stanotte non sono stato tanto bene, quindi Speriamo che vada tutto bene. Il caos del camper è sempre presente. E via, si parte. Gus, sei pronto per la giornata? No, neanche io. Buongiorno. Io ho un po' di mal di pancia. Guardate come si sta riempendo il parcheggio. Ma lì è perché hai paura di far brutta figura? Sì, sto inventando le scuse. Ah, ok. Io invece faccio brutta figura e basta. E niente, facciamo colazione. Tanto qua la gente sta arrivando. Alla spicciolata, come si dice, saremo almeno 1000 iscritti alla partenza più gli imbucati, quindi invaderemo tutto l'argine del fiume Serio per sul Serio. A dopo ragazzi, mangio qualcosina, i biscottini qua, le gocciole finte. La Simo mi odia perché la riprendo al mattino appena sveglia. Abbiamo Dunque ragazzi, io e Gus stiamo pianificando una strategia diabolica. All'italiana. Visto che sta arrivando anche Ferruccio, che avete già visto nei miei video, e pedalerà con noi. Io e Gus faremo il circuito dei bambini di ieri, quello da 17 km. Lasceremo il cartellino da timbrare a Ferruccio, che pedalerà per noi. E da buon dipendente IMSS bollerà per noi la credenziale del giro. Così faremo finta di aver fatto la Gravel sul Serio. E Gus? Sì, ma lo sai che adesso
l'Inps farà un'inchiesta interna per vedere cosa fa Ferruccio. Cosa fa Ferruccio se timbra per i suoi colleghi? Sì, sì, sì. Modello, abbiamo, cos'era? Abbiamo. Tasterista, come si chiama? Come, come i, quelli del Parlamento. Quelli che ti votavano per gli altri. In Italia funziona così, abbiamo pensato di farla così anche noi. Noi staremo al bar tutto il giorno. No, si pedala, vero? No, si pedala. 21-22 km. Si muore, sul serio, ma si pedala. Finite di dire le cassate. Proviamo, va. Proviamo ad andare a prendere il nostro numero e si pedala. Documento d'identità alla mano. Cercate il vostro gazebo. E depositate le bici anche dentro il recinto, altrimenti non riusciamo più a starci. Poi aspetto all'arrivo a rifirmare, okay. Di nuovo. Buongiorno. Grazie. Flyer, i timbrini e il numero di emergenza da chiamare. Ok, grazie. Non è che fa dubbio. La seconda colazione è quella più importante. No, per me è la prima. Beh, un caffettino, voi avete già bevuto il caffè? Io ho mangiato solo i biscotti, loro hanno bevuto il caffè sul camper e adesso si lamentano. Però la brioscina al pistacchio no ancora. E adesso è arrivata? Sì, sì, adesso. Facci vedere la brioscina al pistacchio. Aspetta. Allora la prima costava di più. Guarda. Guarda, la faccia della felicità. E finalmente partiti, 8:36, io e Gus siamo partiti, Ferruccio è già partito davanti a noi e ci frega. Guardate qua la rocca e... niente, seguiamo loro. Sì. Gus carico, Giappino carico, andiamo a recuperare il Ferruccio che il malefico non ci ha aspettati. Maledetto! Ed ecco l'uscita da Romano di Lombardia. Da qua si comincia, ci hanno già superato in 1000. No, non è vero, solo uno che era a testa bassa. Così, così. Così, così. A cannone proprio, guardate Gus, ecco adesso lui inizia a spingere e lo recupera. Oh già, oh yes. Grazie mille. Ragazzi, inizia a scaldare, io e Gus ci siamo tolti il primo strato, il giacchino, io sono già abbastanza sudato, quindi il sole è alto, si sta bene e si pedala. È vero Gus? Yes. L'ho lasciato solo 2 minuti e questo sbaglia la traccia e si perde lungo il fiume. Volevi goderti il paesaggio. Ragazzi, siamo praticamente all'aeroporto di Orio al Serio, che è là in fondo. Credo non si veda, c'è un aereo della Ryan che sta per decollare e Gus ha detto che quasi quasi va lì e prende un aereo e torna a casa. Aeroporto di Cuneo, e invece noi ci tocca pedalare. Puoi vedere che siamo corretti sul ponte pedonale, si va a guarda che fatica, la fatica di Gus. Ma mi sa che è a 56 km. Sì. Al prossimo timbro. Mangia panino e salame.
E dopo 56 km pedalati siamo arrivati nel punto che ci ha spinti a pedalare fin qui, il ristoro. Ora vi facciamo vedere. Fame. Grazie. Grazie a te. Che almeno abbiamo la benzina per tornare a casa. Faccio vedere le persone che ci coccolano. Addirittura. Addirittura. Loro sono quelli che ci hanno dato lo stimolo per pedalare fino qua. Andare oltre. E in fondo. Bisogna vedere. Non dovete vedere. Fermarvi, dovete andare oltre. Ci mettiamo sulla panchina e ci muoviamo più fine, finita la giornata. Giornata è lunga, fate quella lunga o quella corta? Proviamo quella lunga. Poi al massimo chiamiamo l'ACI e ci facciamo riportare indietro. Io sono tesserato. Dove arrivo, poi chiamo. Quando sul regolamento c'era scritto occhio alla testa, avevano ragione. C'era scritto attenzione alla testa. Guarda che non c'ho le corna. Ragazzi, qui è l'ultimo punto dove possiamo scegliere e decidere se fare il percorso lungo da 115 km o il percorso breve da 75, quindi il percorso breve da qua ne avrà ancora una decina e invece quello lungo ne avrà ancora una cinquantina. Noi il bivio l'abbiamo superato, quindi, come si dice, non si torna indietro. 115 per noi. Almeno si torna indietro dall'altra sponda. Sei pronto, Gus, a far sti 50 km? No. Non siamo pronti, ma li faremo lo stesso. Lo facciamo solo per voi, ragazzi. A dopo! Ci sono nuvole di moschini. Guardate qua la maglia come sono ridotto. Pensate in faccia, in bocca, ne stiamo mangiando milioni. Gus dice che sono tutte proteine. Ah, moschini de merda. Dai, Gus. Ragazzi, la gravel sul serio fa davvero sul serio, anche quando c'è l'asfalto è così. E quindi è un po' come essere sempre in gravel. Dai che ci mancano 24 km. Gus è lì davanti un po' bollito, si è appena sparato un isostat e adesso si riprende. Lo spingo un po' io adesso da dietro. Dai, pedala Gus, pedala! Siete ancora sorridenti, quindi una bella cosa. Sorridenti ecco. Sempre. È veramente una paresi, però va bene lo stesso. Posso dire meglio chi arriva con calma, che dice siamo che quelli che arrivavano, ma che non ce ne vuoi andare? Dove devi andare? È domenica, non c'è un premio, non vinci niente. Magari dalla moglie a casa, non lo so. La moglie lavora. Magari non gli ha detto che veniva a fare. Esatto. No, con calma tanto. Ultimo timbro effettuato, Gus. Però yes. Mancano ancora 9 km. Gus mi sembra un po' bollito, Voi cosa ne dite? Sono 2 chilometri che ho un crampo alla gamba destra. Gus. Ma ce la facciamo! Adesso lo traino per un po' perché poraccio ha una certa età, non ce la fa più lui. Sti vecchi. Andiamo che ci aspettano le birrette. Pedala Giappino e taci, pedala e taci che devi andare a bere le birrette. Thank you.
tutti i bookmaker inglesi ci davano ormai per spacciati, e invece siamo a 300 metri dall'arrivo, siamo in centro a Romano Lombardo e dai, ci siamo. Ecco qua. Prima lo usavo di più. Grazie. Quindi non fa altro che la sala meritata. Grazie mille. Qui dentro? Sì, è dentro. Andiamo a bere! Grazie. Ragazzi, e come sapete il premio del buon ciclista, anche per gusto, anche se lì scoppiato, è sempre una bella birra fresca, una me, una Gus. La fai Gus? Sì, sì, la birra non... non riesco neanche a parlare. Proprio sì. Sono cotto. Quindi com'è stata sta giornata? Dimmi un po'. Bella, molto molto bella. Intensa. Intensa per me, però molto bella, una bella esperienza. Non so se la rifarei con la mia stessa bici, forse magari la proverei con la mountain bike, ma la consiglio. Quindi venite a fare la gravel sul serio per le birrette e per la ghiaia. A dopo ragazzi. Con la mia bici. E buonasera a tutti ragazzi, siamo di nuovo in autostrada direzione casa dopo aver fatto una giornata stupenda alla gravel sul serio. Come avete visto, ovviamente lo ripeta, devo ringraziare Simone, anima, cuore e gambe e testa della gravel sul serio, perché organizza un evento non da tutti, con 1000 partecipanti non è proprio semplice, ha fatto una grande cosa, percorso molto bello e piacevole e stancante, molto stancante come avete visto per noi che siamo vecchi, decrepiti e poco allenati, non ve lo dico, ma è un paio di mesi che non pedalo, quindi farmi 115 km è stata bella dura, ma comunque ce la siamo portata a casa e adesso portiamo noi a casa. Ciao a tutti, buonanotte.